Questo dovrebbe essere il confine, ma non si vede niente di strano. E ma dove sta il confine? Deve stare 4 anni su per giù. È per questo che l'hanno chiamato così, questo posto. Perché siccome non erano sicuri di dove stava il confine, allora hanno costruito quella casa apposta che sta a metà in Francia e metà in Spagna. Su per giù. L'hanno chiamata su per giù? Sì, signor Portos, che cosa c'è di strano? Su per giù. Perché a te ti sembra normale che uno chiama un posto su per giù? Forse erano indecisi, eh? Tu come l'avresti chiamato, scusa? Ma non è questione, che non bisogna dare per forza un nome a un posto. Questo è il confine e basta. Su per giù però, perché non ne siamo sicuri, Porto. Su per giù non è un nome, è una considerazione, va bene? È come se ti chiedessero come si chiama mamma, quasi quasi. Sì, là. Hai figli? Sì, due, come si chiamano? Un po' di qua, un po' di là. Mi dici come ragioni? Scusate se interrompo questa interessante conversazione. Vi ricordo che hanno rapito il re. Non so se il re. Però scusa, è come paglia fieno, no? Quando uno c'ha i capelli cacio e pepe, cioè, è una cosa per di mezzo. Ma perché questo non capisce mai niente? Ma qualcuno me lo può dire, per favore? Che? C'è qualcosa che si muove nella casa. Di parte francese o quella in spagnola?